Una giornata di preghiera, digiuno e astinenza per la pace e la riconciliazione da osservare martedì prossimo è l'invito rivolto oggi dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi del nostro paese, in un momento di grande dolore e forte preoccupazione per l'escalation di violenza in Medio Oriente, recita il comunicato che rende nota l'iniziativa. Una data, il 17 ottobre, scelta in comunione coi cristiani di Terra Santa. Anche il cardinal Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha invitato i fedeli, non solo cattolici, a pregare e digiunare quel giorno, riunendosi in parrocchie, comunità e famiglie. Come sarà possibile per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, giustizia e riconciliazione? All'invito della presidenza CEI è allegato anche uno schema per l'adorazione eucaristica per supplicare il Dio della pace che israeliani e palestinesi trovino la via del dialogo. Nel frattempo, domenica prossima, ogni comunità è invitata a pregare durante la messa, chiedendo al Padre misericordioso di spegnere in Terra Santa l'odio, la violenza e la guerra, perché rifioriscano l'amore, la concordia e la pace.